San Ceccardo è patrono della città di Carrara, dell'intero comune e del vicariato. Assieme a San Francesco di Assisi e alla Madonna Assunta, è compatrono della diocesi di Massa Carrara Pontremoli. La sua memoria liturgica cade il 16 giugno. La sua vita, come le sue origini, dopo oltre 10 secoli restano ancora avvolte da misteri e leggende. Esistono infatti pareri discordi sul periodo esatto in cui visse. Tuttavia, la maggior parte degli studiosi sposa la tesi legata all'invasione normanna e al saccheggio della città di Lugo. Ci troviamo attorno all'anno 860. Da oltre 4 secoli l'impero romano d'Occidente è caduto, lasciando via libera alle invasioni barbariche che in tutta Italia seminano morte e distruzione. I normanni, cioè gli uomini del nord, scesi dal settentrione, dopo aver conquistato l'Inghilterra e incendiato Parigi, si dirigono verso Roma, che era stata loro descritta come la città più grande e splendida del mondo. Il viaggio era stato lungo. Il re dei Normanni, Hastein, e i suoi guerrieri, avidi di preda, sognavano ormai vicina la città agognata. L'antica città di Luni era in declino, ma ancora splendente di bianchi marmi, vestigia di un glorioso passato. Quando, doppiato un promontorio, oltre un fiume largo e bianco, videro una grande città sopra un'altura circondata da mura antichissime, i Normanni credettero fosse Roma. Si trattava invece della città di Luni, centro di quella regione tra Liguria e Toscana che si chiama ancora oggi Lunigiana. I Normanni si resero conto che non avrebbero mai potuto conquistare con l'assedio quella che essi credevano Roma. Ricorsero quindi ad uno stratagemma. Ormeggiate le navi dietro un promontorio, scesero a terra accampandosi lontani dalle mura. Il re Hastein si presentò solo alle porte della città di Luni, in veste di pellegrino, chiedendo di accostarsi al cristianesimo. Ottenuta la fiducia del vescovo, istruito nei principi religiosi, il re normanno venne battezzato. Ricevuto il sacramento, poco dopo si finse moribondo e uscì da Luni per raggiungere i suoi uomini accampati poco lontano. Quando nel campo dei Normanni si udirono i gemiti che annunciavano la morte del re, popolo e clero uscirono dalla città per onorare la salma del sovrano. Rientrarono quindi in solenne processione con i Normanni che seguivano a capobasso le spoglie del loro condottiero. Giunti all'interno della cattedrale, la bara si scoperchiò e ne uscì Hastein armato fino ai denti. I Normanni alzarono la testa e snodarono le loro spade. Cadde il vescovo, il conte, vennero uccisi nobili e prelati, distrutte chiese, depredate case, decimata la popolazione e rapite le donne. I Normanni erano fieri di aver conquistato quella che essi credevano Roma. Quando però seppero da un pellegrino che in realtà Roma era molto più lontana, più bella e più grande, rimasero sgomenti e delusi. Quindi risalirono sulle loro navi cariche di preda e, sciolte le vele al vento del sud, si allontanarono dall'Italia. Secondo la tradizione, il vescovo ucciso dai Normanni era Gualtiero. A lui succedette appunto il vescovo Ceccardo. A lui rimase il doloroso compito di ricostruire la vasta diocesi di Luni, sia nelle rovine materiali che in quelle morali. Ceccardo diede sepoltura alle centinaia di morti, donò pane ai vivi, riedificò le case, riaprì le chiese, curò gli orfani e aiutò i miseri. Cercò soprattutto di arginare il disordine e la corruzione generati dalla tremenda sventura. In una giornata dell'892, mentre si dirigeva da Luni a Carrara per salire alle cave di marmo e scegliere il materiale necessario alla costruzione della cattedrale di Luni, venne ucciso da un gruppo di cavatori che lo decapitarono. Nel punto in cui cadde la testa del vescovo Ceccardo, sorse miracolosamente una polla d'acqua, a cui tutt'oggi sono attribuite proprietà taumaturgiche, specialmente per guarire nevralgie e oftalmie.
In quel punto, nel XV secolo, venne edificata l'attuale chiesa di San Ceccardo, detta Ad Aquas o Al Martirio, consacrata solennemente nel 1823 da Monsignor Francesco Maria Zoppi, primo vescovo della neonata diocesi di Mass. A partire dal 1609 le spoglie mortali di San Ceccardo sono custodite nel Duomo di Carrara, dove tutt'oggi riposano. Nel 1360 Papa Urbano VIII istituì un formale processo riservando la canonizzazione equipollente a quei santi che erano stati proclamati tali antecedentemente a Vox Populi e dei quali era già pubblico il culto prima del suo decreto. Anche il vescovo Ceccardo entrò così a far parte dell'innumerevole costellazione di santi che la Chiesa venera ed il popolo invoca. Scarsissimi sono tuttavia i documenti della diocesi di Luni nei secoli antecedenti al 1000. Storicamente si ritiene impossibile la data incisa sul sarcofago in marmo, posto attualmente a lato dell'attuale altare di San Ceccardo, poiché tale data starebbe a significare l'anno 600. Tale sarcofago, per il suo stile, non è più antico del XV secolo. E ne racchiuse le venerate spoglie nei tempi passati. Al contempo, quest'urna ci fa capire come fossero tenute in onore le reliquie di San Ceccardo, sia per il pregio artistico della fattura che per la doppia chiusura in ferro che ne proteggeva il prezioso contenuto. Si pensa che, a seguito dei tragici avvenimenti della città di Luni, le spoglie del vescovo Ceccardo, ucciso per la fede cristiana dagli eretici piombati d'Oltralpe, non siano più tornate a Luni, ma rimasero nella più antica delle residenze vescovili extraurbane che gli studiosi hanno individuato in quella di Carrara prima che i vescovi lunensi fissassero definitivamente la propria sede episcopale a Sarzana. Questa è un'altra ragione per cui il culto di San Ceccardo, fuori che in altro luogo della diocesi, sia sorto a Carrara e qui si sia mantenuto nei secoli come pia e tragica eredità. E che questo particolare culto si sia mantenuto fervoroso si ritrova nei secoli anche in parecchi atti pubblici. Dalla più antica memoria suffragata dai documenti e dalla nomenclatura del territorio carrarese, la località situata all'ingresso di Carrara dal viale 20 settembre ha il nome appunto di San Ceccardo, luogo dove, quando tutto era boscoso e impervio, il vescovo Ceccardo, secondo la tradizione, subì il martirio. Qui a ricordo di lui rimane un bassorilievo in marmo di lavoro quattrocentesco, con l'immagine del Santo Vescovo di Luni ed un pregevole dipinto del XVIII secolo raffigurante la Beata Vergine con Bambino e San Ceccardo. Nel Duomo di Sant'Andrea è sempre esistito l'altare di San Ceccardo, definito gloriosissimo nostro protettore, come esiste tuttora nella navata destra, di semplice e austera fattura, al cui centro campeggia la grande tela raffigurante il martirio del vescovo lunense, presumibilmente attribuita a Luciano Borzone del XVII secolo. Il corpo di San Ceccardo venne custodito per secoli all'interno del sarcofago in marmo attualmente posto al lato sinistro dell'altare a lui dedicato e sorretto da due graziosi putti di epoca posteriore. Successivamente le reliquie del santo vennero collocate all'interno dell'altare a lui dedicato, fatto erigere dal comune di Carrara nel luglio del 1609 ed alienato assieme ad altri 5 altari durante i lavori ai quali il Duomo fu soggetto dopo i danni della Seconda Guerra Mondiale. A seguito dello smembramento dell'altare di San Ceccardo, il pagliotto venne collocato all'interno del Duomo di Castelnuovo di Garfagnana. Tuttavia, non è dato sapere l'eventuale attuale collocazione,
probabilmente è andato disperso in seguito all'incendio del 1977 che devastò il Duomo di Castelnuovo. Altre parti dello stesso altare rimasero in Duomo e le troviamo collocate ai lati della porta di accesso al battistero. Altri frammenti li troviamo nei locali della canonica. Ulteriori importanti parti dell'altare di San Ceccardo sono attualmente conservati all'interno della chiesa dell'Annunziata di Marina di Carrara a Bassagrande, sia sopra l'altare maggiore, sia all'interno della cappella del Santissimo Sacramento. Mentre i due grandi putti in marmo, che originariamente completavano il timpano dell'altare, oggi sono collocati sulla facciata esterna. Sotto l'altare riposa l'intero corpo di San Ceccardo, tranne la testa, che non venne mai riattaccata al corpo. Infatti, le reliquie del capo sono racchiuse in una teca d'argento in forma di busto rappresentante San Ceccardo e contenente appunto nel capo il cranio del Santo Vescovo di Luni. Il pregevole lavoro di sbalzo e cesello in stile cinquecentesco porta la data 1658 ed è attribuito a Jacopo Guidoni. Sul retro del busto sono incisi i nomi dei donatori e l'epoca, 1660. I severi lineamenti del volto, con i capelli e la barba arricciati in basso rilievo, sono un pregevole lavoro di cesello, come pure il resto dei paramenti che sostengono il capo. Questa preziosa parte della reliquia del corpo di San Ceccardo viene esposta alla pubblica venerazione dei fedeli nella festa del santo e un tempo veniva rivestita come antica tradizione di mitra e stola episcopale in seta ricamata in argento e corallo, pregevole lavoro del XVI secolo, unitamente alla cordoniera vescovile a cui era appesa un'interessante croce pettorale. Una fedele riproduzione in marmo dell'artistico busto che custodisce la testa del Santo Vescovo di Luni la troviamo a lato dell'altare a lui dedicato, pregevole opera dello scultore Vittorio Tabaracci del 1996. Il corpo di San Ceccardo ha subito nella storia diverse ricognizioni. Un primo ricordo di una ricognizione fatta alle sue reliquie è quello del vescovo di Luni, Monsignor Giovanni Battista Salvago, del 5 maggio 1599. Una seconda ricognizione documentata è del marzo 1636, quando era priore del Duomo di Carrara Don Bernardino Ciomei, fatta alla presenza del vescovo di Luni, Giovanni Battista Salvago, che governò la diocesi lunense dal 1590 al 1636. Questa ricognizione avvenne alla presenza degli operai e protettori di Carrara, di Carlo I Cibo Malaspina, che durante le ricognizioni del corpo di San Ceccardo chiese una parte delle sue reliquie. È in questa occasione che lo stesso vescovo lunense Monsignor Giovanni Battista Salvago, staccando un dente dalla mandibola superiore, vedesse uscire sangue vivo. Di questo prodigio ne parlano tutti gli storici. La stessa notizia si ritrova ripetuta in un'istanza inviata dagli amministratori dell'altare di San Ceccardo al vescovo di Sarzana il 3 ottobre 1787, perché mantenesse a Carrara in forma solenne la tradizionale festa di San Ceccardo. Notizie di un'ulteriore ricognizione si hanno in data 11 agosto 1782 alla presenza di Monsignor Giovanni Battista Filipponi Tenderini, vescovo di Anagni.
Anche in quell'occasione, con meraviglia di tutti, nella mandibola superiore si osservarono due macchie di colore sanguigno. Durante la ricognizione delle sacre reliquie di San Ceccardo del 1949, il corpo del Santo Vescovo di Luni venne traslato dall'antico altare seicentesco e sistemato nel nuovo, precedentemente dedicato a Sant'Isidoro Agricola. Venne quindi creato un ampio vano sotto la mensa rivestito in marmo rosso per ospitare l'attuale teca in cristallo. Alla presenza di Monsignor Carlo Boiardi, vescovo di Apuania, dell'abate mitrato Monsignor Duilio Toni e di altre autorità religiose diocesane cittadine, alla presenza dei professori dottor Oreste Andrei e dottor Learco Piazza, primari dell'ospedale di Carrara, coadiuvati da altri medici e alla presenza anche di numerosi altri sacerdoti, la ricognizione confermò l'identità delle reliquie del corpo con quelle della testa e si osservò il mantenersi delle macchie rosse sanguigne già notate nella precedente ricognizione di Monsignor Tenderini. Il 10 giugno 1996, in occasione della ricognizione voluta dal vescovo diocesano Monsignor Eugenio Binini, l'intero corpo del Santo Vescovo di Luni, dopo 5 secoli, lascia il Duomo di Sant'Andrea per essere solennemente portato nella chiesa parrocchiale di San Ceccardo, dove resterà esposto alla venerazione dei fedeli per alcuni giorni, per poi tornare nella sua sede originaria in Duomo. Il 10 giugno del 1996, sotto l'episcopato di Monsignor Eugenio Binini, venne effettuata la penultima ricognizione. Il 25 febbraio 2021, con una cerimonia a porte chiuse presieduta dall'amministratore apostolico diocesano Monsignor Gianni Ambrosio, si è tenuta l'ultima ricognizione canonica e lo studio antropologico sul corpo di San Ceccardo. Alla presenza dell'abate del Duomo, Monsignor Raffaello Piagentini, di Don Samuele Agnesini, delegato vescovile, del notaio Don Maurizio Manganelli, del promotore di giustizia Don Luca Franceschini e dell'equipe del Dipartimento di Paleontologia dell'Università di Pisa, diretto dalla professoressa Valentina Giuffra. L'intervento ha consentito di effettuare per la prima volta uno studio scientifico sul corpo di San Ceccardo con lo scopo di ricostruire il profilo biologico ed ottenere informazioni sulle condizioni di vita, di salute e sull'epoca in cui questi è vissuto. Il corpo è stato inoltre sottoposto ad esami radiodiagnostici nel reparto di diagnostica per immagini del monoblocco di Carrara. Il corpo di San Ceccardo è rivestito dei preziosi abiti pontificali, posti durante la ricognizione del 1782, di grande valore artistico, con la frangia d'oro che circonda il cuscino serico sul quale riposa il santo. Le venerate spoglie del Santo Vescovo di Luni sono arricchite inoltre dalla preziosa croce pettorale gemmata e dalla cordoniera episcopale tessuta in filato d'oro, assieme ad un antico cordone terminante con due grandi nappe in oro. San Ceccardo porta inoltre all'anulare destro, sopra le chiroteche rosse, il pregiato anello in oro e pietre preziose, simbolo dell'autorità episcopale. Tra le altre, fa parte dello stesso parato anche la preziosa pianeta rossa tessuta in seta e in oro con motivi floreali che porta ricamata l'immagine di San Ceccardo e tradizionalmente utilizzata il 16 giugno. La frangia d'oro che circonda il cuscino in seta sul quale riposa il santo è un antico dono del comune di Carrara, mentre la parte posteriore dell'urna appartiene all'antica settecentesca, in parte deteriorata e distrutta. Il 10 giugno del 1996, durante la ricognizione di Monsignor Eugenio Binini, è stata prelevata la clavicola sinistra, attualmente custodita in un artistico reliquiario nella parrocchia di San Ceccardo. L'11 maggio 2010,
sono stati inoltre prelevati piccoli frammenti di ossa che sono stati inseriti all'interno del nuovo altare in marmo Coram Populo della chiesa parrocchiale di San Pietro di Avenza. Il 14 ottobre 2012 ulteriori frammenti ossei sono stati prelevati per essere posti all'interno del nuovo altare della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Gragnana. Nei secoli, durante la ricorrenza del cosiddetto voto di San Ceccardo, il 7 maggio, si compiva una processione che culminava nella benedizione della campagna ed era il ripetersi del rito che si celebra nel periodo delle erogazioni. Ciò fa ritenere che il voto fosse stato fatto in occasione di una carestia. La devozione a San Ceccardo si alimentava in antico a cura di una confraternita che aveva la sua sede nella chiesa del Carmine. Le cappe dei confratelli erano di colore rosso, simbolo del martirio. La comunità carrarese ha sempre mostrato grande interesse al culto di San Ceccardo. Notevole ricordare che l'antica cassa di risparmio di Carrara, dalla sua fondazione, mantenne per timbro e sigillo sui suoi documenti ufficiali l'effigie del santo Ceccardo, patrono di Carrara. Era così vivo l'attaccamento alla confraternita di San Ceccardo che gli appartenenti ad essa lasciavano detto, morendo, di voler essere seppelliti con la cappa rossa. Uno di questi fu l'illustre carrarese generale Domenico Cucchiari, nipote di Pellegrino Rossi, amico di Garibaldi e Mazzini, eroe della battaglia di San Martino nella seconda guerra d'indipendenza italiana e senatore del regno, morto a Livorno nel 1900. Egli volle sulla sua divisa militare la cappa della confraternita di San Ceccardo a cui apparteneva da giù. Tra il 1999 e il 2006, grazie all'interessamento di Don Lorenzo Corradini della parrocchia di San Ceccardo, era stata recuperata l'antica usanza della processione con la reliquia del cranio del Santo Vescovo di Luni, che partendo dal Duomo di Carrara, dopo la sosta alla chiesa ad Acquas, alle porte della città, raggiungeva la parrocchiale di San Ceccardo. In occasione dei solenni festeggiamenti a conclusione della ricognizione delle sacre reliquie del 1949, venne composto dal maestro Amilcare Fabbricotti, organista titolare del Duomo di Carrara, autore tra le altre dell'inno alla Madonna del Cavatore e degli inni alla Madonna del Popolo di Carrara e alla Madonna Incoronata, l'inno ufficiale a San Ceccardo, patrono della città e del comune di Carrara. Qui è stato raccolto quel poco che di San Ceccardo sappiamo, ma che, tuttavia, basta ai carraresi per la loro sicura devozione, che è anelito d'amore e certezza di protezione del loro santo patrono.